Il logo di Mozilla Firefox è una volpe che abbraccia la terra. Il logo originario era una felice rinata dalle sue fiamme, disegnato nel 2002. All'epoca il browser si chiamava Mozilla Firebird. 2 anni dopo il nome è stato cambiato in Firefox, il soprannome inglese del panda rosso. È un animale raro e protetto dell'Asia. Nascosto all'interno del famoso logo del Toblerone, c'è un orso in piedi sulle zampe posteriori. Questa tavoletta di cioccolato a forma di montagna è stata creata a Berna, la capitale svizzera, da Emil Baumann e Theodor Tobler. È soprannominata la città degli orsi e ha un orso sullo stemma. Ecco perché questo animale è presente nell'immagine del Monte Cervino che ha ispirato il logo. L'immagine di una ragazza felice nel logo di Wendy è stata ispirata dalla figlia del creatore della catena di fast food Dave Thomas. Wendy è il suo soprannome. Se guardi più da vicino, noterai che sul suo colletto c'è la parola mamma in inglese. Intenzionale o meno, è diventato un simbolo dell'atmosfera familiare che questo ristorante offre ai suoi ospiti. 9:41, l'orario impostato nelle pubblicità dell'iPhone non è una scelta casuale. Nel 2007 Steve Jobs ha presentato per la prima volta l'iPhone al pubblico dopo una presentazione di 41 minuti, esattamente alle 9:41. Il primo logo Apple è stato disegnato nel 1976 e presentava Isaac Newton seduto sotto un albero con una mela che gli stava per cadere in testa. Era troppo complesso e poco chiaro, quindi Steve Jobs ne chiese la sostituzione. Il designer del nuovo logo Rob Janoff ha realizzato la mela che conosciamo oggi. Molto probabilmente si è ispirato al logo originario, ma ha voluto renderlo più semplice. Ha aggiunto il morso a destra in modo che non venisse confusa con una ciliegia o una pesca o qualsiasi altro frutto rotondo con un gambo. Senza rendersene conto, ha creato un divertente gioco di parole. Byte, morso, suona come il termine informatico, il byte. Il logo della Toyota simboleggia l'unione dei cuori dei clienti e dell'azienda. I due ovali sovrapposti stanno per T per il volante. L'ovale esterno è per il mondo che abbraccia la Toyota. Lo spazio di fondo rappresenta gli infiniti valori dell'azienda. Grande qualità, valore oltre le aspettative, gioia di guidare, innovazione, integrità nella sicurezza, ambiente e responsabilità sociale. L'assicurazione sulla vita per gli astronauti dell'Apollo 11 è costata una fortuna perché la missione era rischiosa e imprevedibile. Gli astronauti non potevano permetterselo, così hanno firmato centinaia di copertine che le loro famiglie potevano vendere per finanziare grosse spese nel caso qualcosa fosse andato storto. La barretta di cioccolato Snickers è stata creata da Frank Mars, fondatore della Mars Inc. Si sono ispirati a uno snack già esistente, fatto di torrone, arachidi e caramello, e prende il nome dal cavallo di famiglia di Mars. Fino al 1990 nel Regno Unito lo chiamavano Marathon. Non appena hanno cambiato il nome in Snickers, è passato dal numero 1 di barrette di cioccolato in Gran Bretagna al numero 3. Quando è stato sviluppato il logo della NBC, i televisori a colori erano dispositivi rivoluzionari. Lo sottolinea il logo con un arcobaleno di colori. Il pavone simboleggia la frase «orgoglioso come un pavone». Doveva mostrare che erano orgogliosi del loro nuovo sistema a colori. I 6 diversi colori delle piume rappresentano le 6 diverse divisioni della NBC. La freccia gialla nel logo Amazon che inizia dalla A e finisce alla Z mostra che puoi acquistare tutto dalla A alla Z. Sembra anche un sorriso che simboleggia la felicità dei clienti. Il nome originale dell'azienda non era Amazon, ma Kadabra Inc. Jeff Bezos ha anche sperimentato nomi diversi per il suo sito web e uno di questi, relentless.com, renderizza ancora ad Amazon. L'amministratore delegato di Papa John's Pizza, John Schnatter, ha iniziato la sua attività nel ripostiglio di un bar in comproprietà con suo padre in Indiana nel 1984. Nel corso degli anni è diventata la terza catena di pizzerie più grande al mondo, con 5.500 ristoranti in 49 paesi. Baskin Robbins ha 31 gusti diversi e le lettere B ed R nel logo nascondono questo numero. La curva B sta per 3. E lo stelo della R sta per 1. Tuttora è possibile visitare il primissimo sito web mai creato, chiamato The World Wide Web Project, entrato in funzione nel 1991 e che adesso funge da archivio storico sul World Wide Web. Non ha immagini, solo testo. Il web è stato inventato da Tim Berners-Lee, uno scienziato britannico che lavora al CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, nel 1989.
Il primo prodotto scansionato in un supermercato è stata una confezione da 10 di gomme Wrigley Juicy Fruit nel 1974 a Troy, Ohio. Il codice a barre è stato inventato e brevettato nel 1952, ma l'idea è decollata solo quando il suo inventore ha cominciato a lavorare per IBM. Fino ad allora i commessi della drogheria dovevano apporre un adesivo con il prezzo su ogni articolo e i cassieri dovevano leggere quei cartellini e digitare il prezzo a mano. Il logo Quicksilver è una versione personalizzata della grande onda di Kanagawa, una famosa stampa sul legno dell'artista giapponese Hokusai. Quando Quicksilver ha ampliato la propria attività e ha avviato il marchio femminile Roxy, hanno riprodotto il logo in modo che somigliasse ad un cuore. Fino al 2010 l'internet a banda larga era più lento dei piccioni viaggiatori. In un test di velocità hanno fatto volare i piccioni con le chiavette USB da una fattoria dello Yorkshire per coprire la distanza di 80 km. Hanno raggiunto la destinazione un'ora e un quarto dopo. A questo punto era stato caricato soltanto il 24% di un file da 300 MB. Picasa ti consente di organizzare e visualizzare le tue immagini online e il suo logo è più di un semplice otturatore della fotocamera colorato. Lo spazio bianco al centro forma una casa, il che significa che sarà una casa sicura per le tue foto. Ha anche la parola casa nel suo nome e pista per pixel. Le lettere LG nel logo LG formano un volto umano. L il naso e G il resto. Lo chiamavano il volto del futuro e l'idea era di dare al marchio un elemento umano per renderlo familiare. Molte aziende tecnologiche testano i nuovi prodotti in Nuova Zelanda, un paese etnicamente diversificato, con persone di lingua inglese e, cosa più importante, così isolato che le notizie di eventuali fallimenti del prodotto non si diffondono rapidamente. Il logo della FedEx potrebbe sembrare semplice quanto a colori e caratteri, ma nasconde una freccia tra le lettere E e X. È sinonimo di velocità, precisione, ricerca della perfezione e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi. I quattro anelli nel logo dell'Audi rappresentano le quattro aziende che si sono fuse per formarla: Audi, DKW, Orch e Wanderer. Quest'ultima nasce come officina di riparazione di biciclette. L'azienda Gillette, famosa per i suoi rasoi, voleva che il suo logo fosse il più nitido e preciso possibile. È così che hanno realizzato un taglio tra la G e la I simile a due lame una sull'altra. I colori bianco e nero del logo simboleggiano l'eleganza, la purezza, il prestigio e l'eccellenza dei prodotti. Alcune persone hanno paura della tecnologia, ovvero soffrono di tecnofobia, che ha principalmente a che fare con nuovi dispositivi complessi come i computer, ma affonda le sue radici nei tempi della rivoluzione industriale. È iniziata nel XVIII secolo, quando i lavoratori avevano paura che le nuove macchine gli avrebbero rubato il lavoro. Google noleggia capre da una società speciale in California per falciare i suoi prati. Portano circa 200 capre alla sede di Google a Mountain View. Ci vuole circa una settimana per mangiare tutta l'erba non necessaria e fertilizzare la terra. I fondatori di Domino's stavano originariamente pianificando di aggiungere un punto ai domino nel logo per ogni nuovo posto che aprivano. Ma stava crescendo troppo in fretta, quindi hanno deciso di mantenere soltanto 3 punti per le 3 location originali. Nel 2004 Chiocciola è diventato il primo nuovo carattere aggiunto al codice Morse per la prima volta in 60 anni. Consiste dei segnali per A e C senza interruzioni, quindi puoi scrivere la tua email in codice Morse se mai dovessi. Nei suoi 150 anni di storia la Levi's ha conosciuto ben 8 riprogettazioni del logo. Il primo si chiamava The Two Horse Brand e aveva molti dettagli. Il logo attuale, noto come Batwing, ha più di 50 anni e rappresenta la forma di una tasca che puoi trovare su ogni paio di jeans Levi's. Dovrebbe dare una sensazione giovanile ma senza tempo. L'app Evernote memorizza i tuoi appunti e ha un elefante come logo perché un proverbio dice che gli elefanti hanno la memoria di ferro. Ed è vero! L'orecchio dell'elefante è arrotolato come un post-it. La H nel logo Hyundai non è soltanto l'iniziale del nome dell'azienda. Sono i contorni di due persone che si stringono la mano con fermezza. È uno scambio di fiducia tra l'azienda e i suoi clienti. L'ovale intorno alle figure è un simbolo dell'espansione globale di Hyundai. Il colore argento simboleggia la raffinatezza e la perfezione. La versione digitale blu riflette affidabilità ed eccellenza. La Lacoste ha creato il suo iconico logo grazie a una scommessa fatta da René Lacoste, cofondatore dell'azienda e tennista, con il capitano della squadra francese di Coppa Davis. Il capitano aveva promesso di dare a Lacoste una valigia di pelle di coccodrillo se avesse vinto la partita.
Lacoste non ha vinto, ma è stato soprannominato coccodrillo perché ne aveva uno ricamato sul blazer. Quando è stato il momento di lanciare il suo marchio di abbigliamento, il coccodrillo gli è tornato utile. Gli Oreo sono i biscotti più famosi al mondo, con oltre 40 miliardi di pezzi prodotti ogni anno. In origine erano venduti a peso al prezzo di $2,35 ogni 4 kg. Un cerchio sormontato da una croce a due barre stampata sui biscotti è un logo Nabisco, simbolo europeo di qualità. Quando Michael Dell ha fondato la sua azienda nel 1984, aveva intenzione di girare il mondo con la sua attività. Ecco perché la E nel logo di Dell è inclinata. Il colore blu è sinonimo di lealtà, affidabilità, sicurezza e intelligenza. La prima sveglia meccanica poteva suonare solo una volta alle 4 del mattino. Fu inventata da Levi Hutchins nel 1787 a Concord, nel New Hampshire. Hutchins ha progettato il dispositivo per svegliarsi per andare al lavoro. Il primo prototipo di sveglia fu inventato dai greci nel 2050 avanti Cristo. Si usava dell'acqua che salendo metteva in azione un fischietto. Il logo di Airbnb non è una graffetta piegata, si chiama Belo, per belonging, appartenenza. È la testa di una persona, il simbolo del luogo, una spilla, e un cuore che simboleggia l'amore. Insieme questi simboli formano la famosa A di Airbnb. Nel 2006 la Qatar Telecom ha organizzato un'asta di beneficenza in cui ha venduto il numero di telefono 666-6666 a un offerente anonimo per $2,75 milioni. È diventato il numero di telefono più costoso del mondo. Il polo Segway è uno sport legittimo con squadre provenienti da tutti gli angoli del globo. Non richiede un particolare livello di forma fisica, non ha limiti d'età ed è sempre più famoso. Ci sono 4 sezioni di gioco da 8 minuti e l'obiettivo è quello di mandare la palla in porta usando un martello speciale. Se dai un'occhiata più da vicino al logo del Tour de France, noterai un ciclista nascosto nelle O, U ed R. Il secondo messaggio nascosto è il cerchio giallo che rappresenta le fasi della corsa che si verificano solo durante il giorno. Sindrome da vibrazione fantasma è quella sensazione di sentir vibrare il telefono, anche quando non è vero. Se la provi spesso, potrebbe essere segno che sei troppo dipendente dal telefono. Il logo Sony Vaio simboleggia l'integrazione delle tecnologie analogiche e digitali nei suoi prodotti. Le lettere V e A sembrano un'onda analogica. Le lettere I e O assomigliano ai numeri 1 e 0 per un segnale digitale o un codice binario. L'Xbox originale ha modificato i suoni provenienti dalle trasmissioni delle missioni spaziali Apollo. Se fossi rimasto nella schermata principale, avresti sentito frammenti di vere conversazioni della missione. Pinterest ti consente di aggiungere cose che ritieni interessanti alle tue bacheche online. Il suo logo mostra esattamente questo. È un design a spillo nascosto nella lettera P. Le P a forma di spillo sono una parte importante del marchio di Pinterest, perché convincono la gente ad appuntarsi più cose possibili con un semplice click. La Pepsi ha speso circa $1 milione per progettare il suo logo con molti significati segreti. Allude al Feng Shui, al Rinascimento, al campo magnetico terrestre, alla teoria della relatività, a Mona Lisa e al Partenone, tra le altre cose, e dovrebbe servire come chiave per l'universo. La Nintendo è stata fondata nel 1889, molto prima dei computer, come azienda di carte da gioco. Le producono ancora in Giappone e organizzano persino un torneo di bridge chiamato Nintendo Cup. Nel 1973, un ingegnere della Motorola fece la prima telefonata con un cellulare nella storia dalla Sixth Avenue a New York City. Stava usando un prototipo da un chilo per chiamare un rivale dei Bell Laboratories. Ci fu silenzio all'altro capo della linea. Il telefono era grosso quasi quanto una scatola di scarpe. Ci si poteva parlare per 35 ore e per ricaricarsi ce ne metteva 10. Il primo SMS commerciale della storia fu inviato il 3 dicembre 1992 e augurava buone feste al destinatario, che era un dipendente della Vodafone. Ora il numero medio di SMS inviati è di 6 miliardi al giorno. Apple aveva la sua linea di abbigliamento nel 1986, che si chiamava Apple Collection. La lanciarono un anno dopo le dimissioni temporanee di Steve Jobs per vedere fino a che punto i loro fan si sarebbero spinti nell'acquisto di vestiti, accessori e articoli lifestyle di marca. Le linee orizzontali nel logo IBM ricordano quei tempi in cui le fotocopie avevano difficoltà a riprodurre grandi blocchi unici di inchiostro. Originariamente c'erano 14 linee nel logo, ma poi hanno ridotto il numero a 8 perché la stampa dava problemi con 13 linee.
Il serif nella parte inferiore della M ha un segno di uguale per mostrare che apprezzano l'uguaglianza. 5 megabyte di dati prima pesavano una tonnellata, sai? Nel 1953 gli ingegneri del laboratorio IBM inventarono il primo disco rigido. Il cabinet che lo conteneva pesava oltre 1000 kg e poteva contenere solo 5 megabyte di dati. Il logo di McDonald's non è soltanto una lettera M, ma anche il simbolo degli archi dorati originari della catena di ristoranti, che pensavano potessero attirare potenziali clienti dall'autostrada. Il primo mouse per computer è stato inventato nel 1964 e chiamato indicatore di posizione XY per sistemi di visualizzazione. Era rettangolare e di legno con un bottoncino in alto a destra. L'inventore Doug Engelbart lo chiamò mouse, ovvero topo, per il cavo che sembrava la coda di un topo. Il nome Mitsubishi è la combinazione di Mitsu, che significa tre, e Ishi, che significa castagna d'acqua. I giapponesi usano questa parola per indicare una forma di diamante. Quindi messi insieme il nome del marchio si traduce con tre diamanti. La forma a scudo del logo NFL simboleggia l'impegno della Lega per i più alti standard di intrattenimento sportivo. Le 8 stelle rappresentano le 8 divisioni attualmente utilizzate nella NFL. La prima parola corretta automaticamente è stata TE. Per farlo bisognava premere la freccia sinistra ed F3. Northwest Airlines ha un triangolo nel cerchio, ovvero una bussola che punta a nord-ovest, cioè Northwest. La compagnia aerea ha volato dal 1926 fino al 2010, quando si è fusa con Delta. Uno studio del Beth Israel Medical Center di New York ha mostrato che i chirurghi cresciuti giocando ai videogiochi per più di 3 ore a settimana commettono il 37% in meno di errori, operano il 27% più velocemente e ottengono un punteggio migliore del 42% nel test di abilità chirurgiche. Il marchio Mercedes-Benz è il prodotto della fusione delle società Gottlieb Daimler e Carl Benz. Il logo dell'azienda Benz, la scritta Benz, circondata da una corona di alloro, fu registrato come marchio nel 1909. Daimler aveva una stella Mercedes come logo. Quando le società si fusero nel 1925, crearono un logo nuovo. La stella Mercedes di Daimler nella corona d'alloro di Benz. La stella ha 3 punti che rappresentano terra, mare e aria, i 3 ambienti che l'azienda aveva originariamente pianificato di dominare. Carrefour, in italiano incrocio, ha un logo con 2 frecce stilizzate che simboleggiano le diverse direzioni che si possono prendere. Il logo è nei colori nazionali francesi di rosso, blu e bianco e lo spazio bianco tra le frecce forma una lettera C. Il logo dell'Lecca Lecca Chupa Chups è stato disegnato da Salvador Dalí, che ha messo la scritta già esistente su uno sfondo colorato a forma di margherita. Voleva anche spostare il logo su un lato superiore dell'involucro dell'Lecca Lecca, in modo che fosse sempre intatto e visibile ai consumatori. Il primo virus informatico in assoluto è stato sviluppato nel 1971. È stato chiamato programma Creeper e progettato come test di sicurezza per vedere come si sarebbe diffuso tra i computer. La Samsung è stata fondata come negozio di alimentari il 1 marzo 1938, quindi è 38 anni e un mese più vecchia della Apple, fondata il 1 aprile 1976. Il primo telefono è stato distribuito al pubblico nel 1874. Ci sono voluti 3 anni affinché arrivasse nelle case di circa 50.000 persone e altri 75 anni per arrivare a 50 milioni di persone. La radio ha impiegato solo 38 anni per raggiungere lo stesso numero e la televisione lo ha fatto in soli 13 anni. Il logo di Google sembra piuttosto semplice nei colori. Ci sono il rosso, il giallo e il blu, colori primari. Ma c'è anche il verde, che rompe lo schema dei colori primari, a dimostrazione che Google è un'azienda innovatrice che non fa quello che ci aspetteremmo ed è una realtà unica tra tante. Il gigante petrolifero Shell esiste dal 1904 e il suo logo giallo e rosso è cambiato molto nel corso degli anni. L'originale era un'immagine più realistica di un guscio di pectin. Il logo attuale è più stilizzato.